a tutti! Eccomi ritornata con un nuovo video. Questo è un video dei prodotti finiti make-up, solo make-up, perché c'avevo una bustona tanta di prodotti finiti, ma vi voglio cercare di dilazionare un pochino diciamo la pesantezza del video, così che voi adesso possiate vedere soltanto cosa penso di questi prodotti finiti che riguardano appunto il make-up. Poi parleremo in un'altra puntata di prodotti per il corpo e altre cose che ho finito. Ad ogni modo, voglio cominciare facendovi vedere questo prodottino della Collistar, che è un fondotinta. Questo fondotinta, vediamo se lo metti a fuoco. Questo fondotinta è della Collistar ed è il fondotinta opacizzante compatto. Non so se voi riuscirete a leggere qui dietro, è praticamente questo fondotinta fatto così, vedete, ne è rimasto proprio pochissimo. Guardate la zozzeria dello specchietto. Sotto in realtà c'era anche la sua spugnetta e praticamente il colore è questo. C'è un colore molto chiaro che per me andava meravigliosamente. Praticamente dovrebbe essere, non c'è il numero, ma dovrebbe, il 202 beige, quindi colore beige, ha un PAO di 24 mesi. Mi è piaciuto tantissimo. Infatti, adesso che l'ho finito, mi si sta spegnendo il cuore, perché io lo utilizzavo nella borsetta. Adesso questo è stato sostituito dal fondo minerale della Psician Formula, nome più semplice, no? E praticamente l'ho utilizzato tantissimo perché mi è piaciuto proprio come fondotinta, cioè molto spesso lo mettevo proprio come base quando andavo di fretta, perché ho proprio la sensazione di, cioè, copre anche bene i rossori, e anche un pochino le magagnette, i brufoletti, quindi ha una copertura media, devo dire, il che non è da tutti i fondotinta, diciamo, in polvere, ma dava proprio un bel finish alla pelle. Non lo sentivo pesante, non lo sentivo disidratante, cosa che per la mia pelle è importantissima, cioè io non riesco ad utilizzare fondotinta in polvere perché fondamentalmente ho la pelle molto secca, quindi molto spesso, specialmente in questo periodo, i fondotinta in polvere io li evito perché mi danno l'idea di seccarmi ulteriormente la pelle, ma questo qua me lo sentivo leggerissimo sulla pelle. Ha un costo abbastanza elevato, mi sembra che sia sui 20 euro, però lo comprerei altre 100.000 volte. Altro prodotto straconsigliato che io ho finito, infatti non feci nemmeno in tempo a farvi l'haul, perché appena lo comprai questo qua, cominciai ad utilizzarlo. Io vi ho sempre detto che ho questo problema delle ciglia un pochino rade, e quindi sostanzialmente io ho bisogno di fondotinte che mi possano dare la possibilità di avere una bella messa in piega delle ciglia con un effetto anche un pochino rinforzante, cosa che mi è successo con questo qui. Questo qui della Psician Formula sono, mi sembra, intorno ai 16 euro ed è, a parte il packaging che è straordinario, cioè è veramente bellissimo, è che io non capivo per quale motivo le persone facevano così e adesso l'ho capito, perché se no non mette a fuoco, ecco. Comunque, c'ha sto packaging stupendo che praticamente questa qui è a forma di foglia, se riuscite a vederlo, e lo scovolino è così, un po' cicciottoso. Vediamo un pochino se riesco meglio. Ok, lo vedete? Bellissimo. E questo qui è l'Organic Wear 100% origine naturale, quindi praticamente è bio sostanzialmente, cioè ha tutti gli ingredienti di origine naturale. Casomai stoppate il video così riuscite a leggere meglio quello che c'è scritto. E si chiama proprio Organic Wear. Vedete? Cioè, il packaging è una cosa spettacolare.
Questi sono gli ingredienti. Mi auguro che riuscite perché ovviamente sulla scatola così a base trasparente è un po' difficile. Comunque vi posso assicurare che sono ottimi ingredienti. C'è tutta roba, insomma, proprio dedicata a aiutare le ciglia appunto a rinforzarsi. Unica pecca, devo dire, di questo fondotinta è che a parte che funziona benissimo, cioè riesce a prendere ciglia per ciglia, ve le fa veramente a ventaglio, e il fatto del essere rinforzante funziona veramente, ve lo posso assicurare. Il problema è che finisce subito perché sono 7,5 grammi di prodotto. Con un paio di 3 mesi, quindi il fatto che voi lo aprite, effettivamente il paio è realistico perché comunque voi in 3 mesi lo finite, cioè si finisce subito. Io applicandolo con un pochino più di frequenza, nel giro di 1 mese e mezzo, 2, già non l'ho potuto più mettere perché è vero che vi dà l'impressione che ci sia ancora un pochino, ma è secco, quindi. Non lo so, per il prezzo che ha e per la qualità io sinceramente lo ricomprerei, sono sincera, cioè 16 euro sono tanti, però ho detto francamente ne vale la pena e ve lo consiglio in quei periodi in cui vi sembra che le vostre ciglia siano un attimino poco, diciamo, un po' più rade, un pochino più stressate, perché aiuta veramente. Quindi Organic Wear Psyssian Formula straconsigliato. Non ho fatto manco in tempo a farvi l'haul perché l'ho cominciato ad utilizzare e l'ho amato. Poi prodotto che io vi straconsiglio, che mi sembra che vi abbia già consigliato in un altro video, no? Comunque non ho la boccetta perché intelligentemente l'ho buttata, è il Mava Dry. Il Mava Dry è questo smaltino indurente top coat, diciamo, che serve per far asciugare prima lo smalto, quindi appunto asciuga lo smalto in un attimo praticamente. Voi lo mettete, aspettate quei 10 secondi, mettete questo sopra. Cioè, è meraviglioso questo prodotto. Sono 10 ml, però ragazze mie, costicchia, cioè 10 ml pagate 1 euro a ml, vi ho detto tutto, cioè sono 10 euro di prodotto. Vi dura però, vi dura parecchio e io non ne posso più fare a meno perché non solo vi fa asciugare subito lo smalto, ma oltretutto vi dà la possibilità di mantenerlo intatto più a lungo. Cioè, se qualcuno come me, cioè, ma tutti, magari facciamo servizi, laviamo piatti, laviamo, non so, con le mani nell'acqua, purtroppo lo smalto se ne va, se ne salta subito. Questo qui vi aiuta molto. Io l'ho pagato e non vi dico baggianate perché ci sta ancora il prezzo, 10 euro, 10,90 euro, addirittura costava 11,40 euro. L'ho preso da Idea Bellezza, che è una catena di profumerie che da me, diciamo, è molto diffusa, ma credo bene o male il prezzo sia quello anche da altre parti. Straconsigliato, compratelo, non ve ne pentirete, non lo lascerete più, quindi mi ucciderete perché purtroppo vi ho fatto spendere 10 euro tutte le sante volte, però vi assicuro che ne vale la pena. Ultimo prodottino è questo qui, questo Glam Shine, che è praticamente un gloss della L'Oreal. Io, ragazze mie, sono anti-gloss, cioè praticamente io i gloss li odio, non è più forte di me, si appiccicano i capelli, cioè è una cosa assurda. Però ecco, ce n'è ancora un pochino, solo che in realtà è proprio sotto sotto, si è finito, cioè non so se ci fate caso, ma non ce n'è più. Infatti qui c'è la prova che da una parte qua non ci sta proprio più. Praticamente questo era il colore, ecco che vedete, è molto molto bello rispetto ad altri gloss. Questi qui ve li consiglio perché mantengono un pochino più a lungo. Fa l'effetto, sì, plumping effect, quindi fa quell'effetto, ma un po' come tutti i gloss, di aiutare le labbra a sembrare un pochino più carnose.
però sono 6 ml, insomma, io non mi ricordo nemmeno quanto l'ho pagato perché ce l'ho veramente da tanto tempo, anche perché io a finire i gloss faccio veramente fatica perché li metto di solito un pochino, diciamo, all'interno qua nel labbro inferiore per dare un pochino più di volume, ma sempre su altri rossetti, quindi di solito, insomma, non è che li ami tantissimo, per cui faccio fatica a finirli. Ad ogni modo, mi sembra che costino intorno ai 6-7 euro. Vabbè, non è male, non è stato male, però non lo ricomprerei, ecco, quella è la sostanza, ma per una mia questione personale, di odio verso i gloss, ecco. E niente ragazze, questi erano i prodotti che vi volevo far vedere, che ho finito in quest'ultimo periodo. Scrivetemi sotto se qualcuno di questi vi piace, se vi siete trovati bene o male. E vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e spero di vederci presto. Vi mando un bacione. Ciao!